amici di Xesto Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele. Finalmente sono arrivate le belle giornate e in questo periodo cosa c'è di meglio di prendere la nostra macchina fotografica o il nostro bellissimo drone e andare fuori all'aria aperta a realizzare qualche bello scatto fotografico? Beh, proprio a tal proposito sono svariati mesi, anzi anni, che mi state chiedendo di consigliarvi un programma di editing fotografico di fotoritocco semplice da utilizzare e economico. E quindi eccoci qui. Ragazzi, ve lo dico chiaramente, io non sono una cima in questo campo, anzi sono anche abbastanza ignorante in fotoritocco, in editing fotografico. Io ho sempre pensato più all'editing video, però per accontentarvi e per accontentare anche una mia personalissima esigenza, perché anche io possiedo dei droni decenti, ho voluto eseguire delle ricerche online anche con il vostro aiuto per riuscire ad accontentarvi. Ho cercato un programma che fosse facile da utilizzare, economico e anche italiano, che non guasta mai. E ho trovato tutto questo racchiuso nel programma Luminar 3 di Skyloom. Un programma di editing fotografico abbastanza recente che però ha già vinto svariati premi, alcuni lo considerano anche superiore a Photoshop. Io sono ignorante in materia, quindi questo non lo so. So solo che è un programma davvero molto intuitivo. Pensate che sono riuscito ad usarlo io senza nessuna guida, quindi è davvero semplice da utilizzare. E potete utilizzarlo per editare qualsiasi vostra foto, sia in formato JPEG sia in formato RAW. Prima di spiegarvi cos'è il formato RAW e di parlarvi di questo programma, ci tengo a dire che questo è il primo video di una serie di video che andranno a comporre una rubrica dedicata prima all'editing fotografico, poi all'editing video. Ovviamente, essendo io abbastanza scarso in materia, cresceremo insieme, ci daremo dei consigli nei commenti. Se dovessi sbagliare a dire qualcosa, non utilizzerò nessun termine tecnico, state tranquilli, spero che voi riusciate a correggermi lasciandomi un bel commento qui sotto. Iniziamo parlando di una cosa molto importante: la differenza tra foto JPEG e foto RAW. Le foto JPEG sono delle immagini già processate, già lavorate da un chip che si trova su qualsiasi smartphone, drone, fotocamera, qualsiasi prodotto dotato di una fotocamera. Quindi sono delle immagini già pronte, già abbellite, già sistemate dal chip che si occupa di tutto questo e quindi pronte alla pubblicazione. E solitamente sono già abbastanza compresse, quindi pesano pochi megabyte. Invece i file RAW sono delle immagini senza nessuna compressione, infatti arrivano a pesare anche oltre 30 megabyte per singola foto. È un'immagine pura, non processata, non lavorata dal chip di cui vi parlavo prima, quindi è l'esatta immagine che viene catturata dal sensore del vostro dispositivo. Ad un primo sguardo un'immagine RAW potrebbe sembrare di qualità più scadente del JPEG, ma in realtà il RAW è un'immagine che si presta molto meglio alla post-produzione tramite questi programmi, perché è molto più ricca di informazioni e quindi può essere maggiormente elaborata. Invece un'immagine JPEG è già elaborata, compressa, quindi si presta meno alla post-produzione. Quindi se volete utilizzare un programma come questo, vi consiglio di iniziare a scattare foto in formato RAW oppure in doppio formato RAW più JPEG, così potete decidere quale delle due utilizzare. Ovviamente un'immagine RAW per ottenere dei buoni risultati deve essere un po' sistemata, invece una JPEG la prendete e la caricate online sul vostro social network preferito. Però è innegabile che una foto RAW, se ben lavorata, potrà darvi dei risultati davvero imparagonabili in confronto a una classica foto in JPEG. Bene, con questo spero di avervi schiarito le idee e di avervi fatto capire la differenza tra questi due formati. Purtroppo non tutte le ottiche, non tutti i droni, non tutte le macchine fotografiche permettono di scattare foto RAW. Serve comunque un buon sensore, però se avete questa possibilità fatelo e iniziate a divertirvi con questo programma. Ma torniamo ora a Luminar 3 di Skyloom, il programma che ho deciso di mostrarvi perché, ragazzi, credetemi, è davvero semplicissimo da utilizzare anche senza nessuna competenza in questo mondo, come questa persona qui, come me, riuscirete a ricavarne delle foto davvero bellissime, sia in formato JPEG sia in formato RAW. Ah, ragazzi, una cosa importante: il formato RAW potete trovarlo anche con altre sigle, ad esempio DNG. Comunque Luminar 3 è dotato di una miriade di filtri che cambiano una foto da così
ha così una corsa davvero spettacolare, ragazzi. Infatti questo programma è dotato di una sua intelligenza artificiale che attraverso questi filtri riesce a modificare al meglio le vostre foto, e non è una cosa da poco. Questo programma è a pagamento, anche se è presente anche la versione di prova gratuita, vi consiglio almeno di provarlo. Invece se volete acquistarlo, il programma costa esattamente 70 euro, ma attenzione, perché lo pagate una sola volta ed è vostro per sempre e potete installarlo fino su 5 computer alla volta. Invece ad esempio programmi come Photoshop dovete pagare mensilmente la licenza, che costa se non sbaglio 20-30 euro al mese. Comunque Luminar 3 nel pacchetto base, che è già completissimo, costa 70 euro. Poi se volete aggiungere altri filtri, altre cose come l'HDR, dovete pagarlo qualche euro in più. Però già con la versione base da 70 euro avete praticamente tutto il necessario. Per completezza vi dico che è presente anche Air Magic, sempre di Skyloom, un programma che sostanzialmente è Luminar 3 con molte meno feature, pensato esclusivamente per la fotografia aerea, quindi per i droni. Quindi se volete utilizzare questo programma solo per le foto con il vostro drone, potete comprare solo Air Magic, però costa 39 euro, quindi per una differenza di prezzo abbastanza bassa io vi consiglio di comprare Luminar 3, che è molto più completo e potrete utilizzarlo in molte più situazioni. Comunque trovate i link d'acquisto di questo programma qui sotto in descrizione video. In rete sono presenti anche dei programmi gratuiti di editing fotografico. Io li ho provati ma non mi hanno proprio convinto, perché quasi sempre hanno pochissime funzionalità gratuite, molte vanno comprate a parte. Sono molto meno intuitivi, non hanno una vera e propria intelligenza artificiale come Luminar 3. Insomma, secondo me non ne vale proprio la pena. Ma ora andiamo finalmente su Luminar 3. L'ho già aperto, già importato alcune foto e come vedete l'interfaccia è davvero pulitissima. C'è il minimo indispensabile, i menu sono strutturati davvero molto bene ed è tutto in italiano, che come vi ho detto è una cosa che di certo non guasta. Ma cosa possiamo fare con Luminar 3? Beh, iniziamo con qualche foto d'esempio, come questa, che è una foto RAW in formato DNG scattata con il mio DJI Mavic 2 Pro. Ragazzi, se voi avete un drone, questo programma è davvero fantastico, perché sono presenti dei filtri, io li chiamo filtri, non so il nome esatto, ditemelo voi, pensati proprio per la fotografia aerea. Ragazzi, guardate, questa è una foto che, come vedete, è controluce, quindi nelle condizioni peggiori per un drone, però applicando in un secondo un semplice filtro, guardate come cambia. Secondo me cambia come dal giorno alla notte. Magari mettiamo questo filtro, ecco, è già meglio. Cioè, guardate ragazzi, da così, come era prima, a così. E c'è anche lo slide, se volete mettere le foto a paragone prima, dopo, una vicina all'altra. È davvero fenomenale. Se invece volete qualcosa di più soft, ci sono anche i filtri landscape, che sono pensati per i paesaggi, quindi vanno bene anche loro per le fotografie aeree, come in questo caso. Come vedete, cioè ragazzi, secondo me il risultato utilizzando un semplice filtro su una foto RAW è davvero di ottima qualità. Ora ripristiniamo la foto originale, vi mostro che è presente uno spazio di lavoro pensato proprio per la fotografia aerea, che sto trattando in questo primo video, che vi mostra già delle funzionalità pensate proprio per sviluppare le foto realizzate con un drone. Una delle migliori secondo me è quella che va a migliorare il cielo, che in questa foto come vedete è quasi bruciato. Invece, andandolo a migliorare, ovviamente questa foto è già estrema, però anche in questo caso si riesce a recuperare abbastanza bene. Passiamo ora a questa seconda foto d'esempio, che come vedete ha l'orizzonte totalmente stondato, l'occhio di pesce, perché quando voi realizzate le foto in formato RAW solitamente c'è questo effetto, che è presente anche su molti droni e anche macchine fotografiche, action cam, eccetera eccetera. Ma con questo programma potete facilmente sistemarlo. Vi faccio vedere la potenzialità di questo programma. Infatti vi basterà aggiungere il filtro di sviluppo RAW, andare in obiettivo e correggere la distorsione
dell'obiettivo. E come vedete è stato già completamente allineato l'orizzonte in un istante. Poi ovviamente, se volete, potete ruotare, ritagliare in modo da centrare ulteriormente l'orizzonte. Queste sono foto realizzate con il DJI Mavic 2 Pro, sì, anche lui ha l'orizzonte leggermente inclinato, però come vedete in un secondo avete già corretto tutto il difetto dell'orizzonte inclinato. Passiamo ora alla terza foto d'esempio. Si tratta di una foto che io ho già elaborato, ho già inserito alcuni effetti, alcuni filtri che trovate qui nella colonna a destra. Ci ho impiegato un minuto e mezzo, però vi faccio vedere la differenza tra la foto originale, che è davvero piatta, non è niente di che, a quella finale. Secondo me sembrano quasi due foto completamente diverse. Mettiamole a paragone con lo slide, guardate come cambia. Niente male. La quarta foto d'esempio invece serve per mostrarvi l'efficienza dell'intelligenza artificiale di questo programma. Infatti, se ricordate, nel primo esempio vi ho mostrato l'effetto che va a correggere il cielo, lo migliora, lo rende meno bruciato, ma in questa foto, che come vedete non mostra il cielo, se noi proviamo ad incrementare quel filtro pensato per migliorare il cielo, ecco, non funziona, perché il programma, la sua intelligenza artificiale, riconosce che non è presente il cielo in questa foto. Ragazzi, sembra una cosa stupida, ma credetemi, non è affatto così. Ci sono tanti programmi che un'intelligenza artificiale del genere non ce l'hanno. Però anche l'intelligenza artificiale ha i suoi limiti, come in questo caso, in cui va a correggere un po' troppo la foto, anche la parte sottostante il cielo, rendendo il mare e il cielo un po' troppo omogenei. Però anche in questo caso è davvero facile risolvere. Come fare? Ci basterà utilizzare un semplice pennello e andare a colorare le parti che vogliamo, in cui vogliamo che l'effetto vada a fare effetto, no? Spero di avervi fatto capire. Andiamo a colorare in base all'intensità che vogliamo, poi cancelliamo la zona dove non vogliamo che sia presente l'effetto, quindi a ridosso del mare. Ok, direi che ci siamo. Ora togliamo questo, incrementiamo l'effetto del cielo e come vedete abbiamo corretto unicamente il cielo, risparmiando la zona tra il mare e il cielo. E anche questo, secondo me, è un ottimo risultato che può migliorare davvero tantissime foto. Invece, in quest'altro esempio, voglio solo mostrarvi come vada ad agire sui colori. Questa era una foto JPEG originale, invece quella di prima sul mare era una foto, anche lei JPEG, scattata con il Filmic 8 SE. Ecco, guardate, questa è la foto con un semplice filtro, invece questa è la foto originale. Guardate i colori come cambiano dall'originale alla versione con un semplice filtro applicato. Davvero ottimo. E ovviamente, ragazzi, questo programma non serve solo a ritoccare foto realizzate da drone, ma anche foto realizzate da macchina fotografica, da telefono. Questa l'ho realizzata con il Huawei P20 Pro, se non sbaglio. Lì è Stefania. Ciao Stefania, che sei presente anche qui. Oramai non me ne libero più, ragazzi. Beh, comunque, questa è una foto realizzata con lo smartphone. Vi faccio vedere la foto originale, questa. Anche qui, foto molto piatta. La messa a fuoco era già molto buona, però. Mentre l'originale, secondo me, è un risultato davvero molto buono. Vi faccio vedere che possiamo aggiungere delle cose davvero interessanti, ad esempio i raggi solari. Ecco, si tratta di una sorta di sole artificiale, guardate. Però anche in questo caso entra in funzione l'intelligenza artificiale di questo programma. Infatti noi, se andiamo a mettere il sole dietro agli alberi, il programma riconosce automaticamente che si tratta di alberi, ovvero di una superficie solida. Ora con il sole artificiale, ora senza il sole artificiale. Secondo me l'effetto è davvero bello. Poi ovviamente possiamo impostare tantissimi valori, come l'intensità, il calore, il numero di raggi solari, la disposizione, eccetera eccetera. Bene ragazzi, questo era un primo sguardo a Luminar 3 di Skyloom, un programma di editing fotografico che secondo me ha davvero un grandissimo potenziale. In questo primo video vi ho mostrato solo la superficie, abbiamo solo grattato quello che è capace di fare questo potente programma. Mi
interessa sapere voi cosa ne pensate e se vorreste vedere altri video su questo programma, in cui andiamo ad esplorarlo più nel dettaglio, funzione per funzione. Come avete visto, è un programma perfetto anche per chi possiede un buon drone e vorrebbe migliorare in post produzione la qualità delle sue foto e cerca una valida alternativa ai complicati e costosi Photoshop. Quindi ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo programma, se avete trovato questo video utile. Aspetto i vostri commenti, se ho sbagliato in qualcosa correggetemi voi, come sempre conto sul vostro supporto. Se volete acquistare Luminar 3 o la sua versione semplificata pensata unicamente per i droni Air Magic, di cui vi ho parlato prima, beh, potete farlo seguendo i link che trovate qui sotto in descrizione video, insieme ai link per entrare nel nostro canale Telegram delle offerte, gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia, canale Instagram. E infine ragazzi, se volete supportare questo canale, noi non chiediamo nessuna donazione, nessun abbonamento, ma un semplice like, un commento, una condivisione. Iscrivetevi se non l'avete già fatto, invitate i vostri amici e questo è davvero tutto. Buon editing fotografico a tutti, noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su AdXS2Games. Ciao ragazzi!